L'ho detto tante volte e lo sottolineo ancora una volta, non mi piace intervenire su Facebook, non mi piace intervenire nei gruppi, commentare, se non in maniera scherzosa. Questa non è una questione di supponenza o di non ritenermi all'altezza, quindi né una questione di superiorità né di inferiorità, semplicemente mi sono reso conto che il mezzo scritto a volte porta dei fraintendimenti, semplicemente che magari facciamo un commento che noi magari facciamo col sorriso sulle labbra, ma non siamo in grado di tradurre online il nostro concetto perché non siamo in grado di trasmettere il tono di voce o la nostra espressività e quindi spesso si dà luogo a dei fraintendimenti. Ora io, siccome sul web e su Facebook ci sono principalmente per vendere, molto egoisticamente dico non voglio fare nessun tipo di attività che possa danneggiare la mia attività di vendita. L'altro giorno, leggendo una sponsorizzata nella quale sono stato taggato tra l'altro da una persona al di fuori della mia cerchia lavorativa, non ho potuto esimermi dall'intervenire. Questa azienda che vende un prodotto destinato al mondo della sicurezza, ma a loro definizione autoinstallante, sto volutamente sul vago per non dare comunque adito a bisticci, afferma una cosa nella sua pubblicità che viene sponsorizzata appunto su Facebook. Oltre 200 furti sventati e zero subiti. Ora, voi tutti che mi seguite, siete installatori di sistemi di sicurezza, siete installatori di impianti d'allarme, di impianti di videosorveglianza, quante volte l'allarme del vostro cliente ha sventato un furto, è intervenuto e poi il giorno dopo il cliente va a chiamare: oh, grazie, il tuo antifurto ha funzionato alla grande, sono scavato. Magari sarà anche successo, ma siete davvero in grado, voi soprattutto mi rivolgo a chi ha centinaia di impianti e decenni di esperienza, vi è mai capitato di essere in grado di contare quanti furti i vostri impianti d'allarme hanno sventato? Penso nessuno di voi sia in grado, no? Ma soprattutto zero subiti e anche lì, come fai a saperlo? Cioè, io mi rivolgo quindi a chi fa comunicazione online, a chi fa comunicazione nel campo della sicurezza. La sicurezza è una cosa seria, non si può prendere in giro le persone, dicendo 200 furti, 200 su quanti dispositivi vostri venduti? Su 201, su 1000, su 1 milione? È una pubblicità truffaldina per l'utente finale a cui questo prodotto è rivolto, perché ribadisco, questo è un prodotto rivolto all'utente finale e scorretta nei confronti di chi fa sicurezza e che non si potrà mai permettere una pubblicità del genere perché è una pubblicità assolutamente falsa. Per cui mi sono permesso di intervenire e di prenderli un po' in giro, si sono ovviamente risentiti, ma a nome di tutta la categoria ho dovuto fare un paio di commenti dicendo: ma davvero tutti i vostri clienti vi chiamano ogni volta che il vostro dispositivo sventa un furto? Tenuto anche conto che non è nemmeno corretto dire che quel dispositivo sventa un furto, ma casomai lo ostacola, casomai lo ritarda, ma non sventa il furto, è il poliziotto che va a sventare il furto, no? Comunque, la comunicazione online purtroppo a volte ci riserva queste amarezze, ci riserva queste scorrettezze e ogni tanto qualche commentino possiamo permettercelo, ma comunque la nostra professionalità, la nostra competenza e la nostra credibilità, alla fine io sono convinto che vengano sempre per primo fare. Ciao!